soltanto. Solo una birra. Salve, Lloyd. C'è poca gente stasera. Lei ha ragione, Mr. Torrance. Che cosa prende? Una domanda molto azzeccata, caro Lloyd. Perché si dà il caso, amico mio, che ho due pezzi da 20 e due da 10 qui nel mio portafogli? E temevo che ci rimanessero fino all'aprile prossimo. Allora facciamo una cosa. Tu mi passi una bottiglia di bourbon con del ghiaccio e un bicchierino. Che dici, ci riesci, Lloyd? Non è che hai troppo da fare? Sono sempre a sua disposizione. Sei l'uomo che cercavo. Allora tira fuori tutto che mi faccia una bevuta, Lloyd, così mi tira su. È il senso del dovere che ci frega, amico mio. Il senso del dovere ci frega. Oh, Lloyd, ho paura che per il momento sto al verde. Come andiamo a credito in questo locale? Oh, per lei non c'è nessun problema. Questa è classe. Tu mi piaci, Lloyd. L'ho sempre detto io. Sei il miglior barman del mondo. Il migliore fra tutti i dannati barman che ho visto fra Timbuktu e Portland, Maine. O Portland, Oregon, se preferisci. Lei è davvero gentile. Volevo dire, io le mani addosso non gliel'ho mai messe. Non l'ho toccato. Io quella sua dolce testolina santa non la toccherei nemmeno con un dito. Io lo amo, quel mio figlietto di puttana. Io farei qualsiasi cosa per lui. Qualsiasi fottuta cosa per lui. A quella stronza. Lo so che fino a quando vivrò farà tutto il possibile perché io non dimentichi. Io gli ho fatto male una volta, ok? Ma è stato un incidente. Senza nessuna intenzione. Non l'ho fatto mica apposta. Ma può succedere a tutti, è stato 3 maledetti anni fa! Quello stronzino aveva buttato a terra tutti i miei fogli di carta, allora io gli ho preso un braccio e l'ho tirato via! È stata una mancata coordinazione muscolare, nient'altro. Capisci? Soltanto qualche chilogrammo di energia in più per secondo, per secondo. Cos'è? Ti sei fottuta il cervello?